oggi reduci da un'altra denuncia che però è del tutto particolareggiata e quindi non è il caso di trattarne, però riguarda sempre l'inconsistenza criminale, no, la superbia, la sopraffazione del criminale di persone che si trovano appunto nell'ambito della pubblica amministrazione, che arrivano al punto di dire il falso, che non hanno certi documenti che noi abbiamo poi dimostrato che ci sono. Detto questo, però, io sono interessato a fare una rassegna stampa di certe cose che ci sono in giro e che bisogna assolutamente dire. Tra l'altro, la situazione che sta vivendo oggi il Movimento 5 Stelle mi ricorda due partiti politici di quando ero giovanissimo. Il primo era il Partito della Bistecca. È quello dell'uomo comune. E l'altro è quello dell'uomo qualunque. Ah, l'uomo qualunque, sì. Che è durato un po' di più. Il partito dell'uomo qualunque è durato di più. Quello della bistecca è durato nell'ambito di una campagna elettorale. Sì, mi pare che del 1947. Allora, il primo ovviamente ha avuto la sua presa, perché gli italiani praticamente erano tutti lì tesi a dire che cacchio ci vuol dare questo con la bistecca quella, e quindi è finito lì. Ma anche l'uomo qualunque, che aveva anche delle premesse notevoli, avendo portato molte persone in Parlamento, non entriamo nell'ambito di retroscena perché non è questo il caso, però il partito dell'uomo qualunque si è dissolto per mancanza di contenuti ideologici concreti, definitivi, ma soprattutto diffusi e condivisi, sì, all'interno del gruppo. Mentre il gruppo era nato così, come gruppo di protesta, tant'è vero che appunto raggruppava quelli che si ritenevano essere vicini all'uomo qualunque, anche tenendo conto che il fondatore dell'uomo qualunque, un personaggio molto simpatico, un commediografo napoletano, era uno che aveva la parola molto brillante e anche molta capacità di convincimento. Però mancava, ed è sempre mancato, una unità ideologica di intenti. È la stessa situazione in cui si trova il Movimento 5 Stelle. Nel 5 Stelle... L'abbiamo sempre detto, Sì, non ma è continuiamo che... a ripeterlo. No, non è che... sono gli ultimi sviluppi che ci hanno confortato della nostra idea. Volevamo semplicemente dire che la crisi del Movimento 5 Stelle è naturale, è una crisi di identità, e quello che uscirà fuori sarà una divisione, una scissione triangolare, una scissione in varie direzioni a seconda delle varie anime che hanno animato fino ad oggi questi, come dire, questi ribaltatori, questi contestatori del sistema. Però siccome a contestare il sistema le anime sono diverse, è evidente che queste persone, andandosene, troveranno la loro strada, quella più focalizzabile, quella più confacente alle loro ideologie di fondo. Ciò detto, passiamo alla rassegna stampa. Ne approfittiamo per far vedere che in Italia ci sono alcuni quotidiani poco conosciuti, no, ma molto interessanti. Alcune dinamiche all'interno delle quali si sviluppano e dipanano alcuni sentieri analoghi, omologhi a quello che noi portiamo avanti, quando si verificano le condizioni perché questo sussista e si preveda. È chiaro? Perché certamente, fino al momento in cui non era possibile avere un audience, un bacino di potenziali utenti che comprassero queste riviste, è chiaro che queste riviste non potevano uscire, sì, anche per una questione puramente economica, commerciale. Noi oggi c'è un campo di attenzione, attenzionati, che possono andare ad acquistare questo genere di informazione. L'importante è che si sappia che ci sono. Io stesso, dell'esistenza di questo quotidiano, che avendogli dato una scorsa, sia io che Orazio, ci è piaciuto. Questo no, non solo ci è piaciuto, ma si foraggia di informazioni che vengono dalla rete. Certamente. E in particolare dalla rete del nostro campo. Esattamente. Eccolo qui, il dubbio. Qui c'è una pubblicità del dubbio. Eccolo qua. Un altro
giornale quotidiano è questo, che però pare che sia direttamente imparentato con il giornale, ma il terzo, che è il più importante di tutti a mio avviso, ed è più importante anche perché ha un direttore veramente che ci sa fare, e cioè Maurizio Belpietro, è il giornale che noi veramente consigliamo ai nostri amici di acquistare, ed è La Verità. Questo articolo di fondo sui fiumi di denaro sporco, ma veramente sporco, che vedono tra i loro pivot l'altissimo Fini, sì, quel personaggio che è stato per lungo tempo presidente della Camera, e a questa Camera qui di deputati ci possono essere solo che i super delinquenti come ma questo Fini, Gianfranco Fini, personaggio che io già a suo tempo denunciai negli anni 70-80, ma anche prima come grande delinquente. Sapevo perfettamente chi era, sapevo perché fu voluto in alternativa a una persona molto degna che era Marco Tarchi, attualmente professore di scienze politiche a Firenze, quindi intendiamoci bene. Mi fa piacere che tutto sto marchingegno esca fuori con tutta la putredine che contiene. Sempre sullo stesso numero notiamo questo articolo, sperando che qualcuno lo veda. Aspetta che l'avvicino. Sì, quello tra Africa e Sicilia. Un giovane in gambissima ha fatto girare, e credo che milioni di italiani lo abbiano visto, ed è quello che loro signori non vogliono che si veda, questo bravo ragazzo. Ha riprodotto i tracciati sonar e radar, esatto, e di qualunque altro genere di percezione elettronica emessi. E dà i segnali delle posizioni delle navi raccogli profughi. Delle navi che denominatamente dicono che raccolgono profughi, dei naufraghi, in realtà li vanno a prendere pari pari nelle coste all'interno, e li portano all'interno giustamente per l'uso dei loro signori. Questo in epoca rinascimentale diciamo a partire dal 600 fino noi le chiamiamo 800, navi negriere, si chiamavano navi negriere, e questa era la transumanza degli schiavi più o meno negri, più o meno orientali, esattamente, a cominciare dai cinesi, tanto per dirne una. Ricordiamoci che coloro che hanno costruito le ferrovie degli Stati Uniti sono stati cinesi italiani. E italiani, esatto. Allora, proseguiamo. Qui c'è un articolo di cui io leggo soltanto i 3 o 4 frasi iniziali. Copriamo d'oro l'uomo sbagliato, fermare i profughi. Gli 800 milioni che il governo Renzi ha stanziato per il bonus mamma non si sa che fine abbiano fatto. In compenso, dal Corriere della Sera ieri abbiamo appreso che certi soldi girano coi negrieri, perché questo governo è 4 un miliardi di euro l'anno di giro d'affari attorno agli schiavi. È una considerazione che voglio fare anche in relazione al capo del governo italiano, che è molto semplice, ma è concreto. Questi buonissimi preti, perché non hanno mai preso ufficialmente posizione contro il traffico degli schiavi? I preti che hanno vinto... non solo non hanno preso posizione, ma noi abbiamo denunciato il caro Bergoglio proprio per istigazione alla tratta degli schiavi. Esattamente, anzi si è pure mosso e è andato fino a Lampedusa, per fare... No, è stata la prima azione politica che ha fatto dal momento in cui è stato eletto la settimana precedente. Esattamente, questo delinquente. Allora, un'altra frase, senza gli schiavi avrebbe il papato vinto la battaglia di Lepanto? E io vorrei sapere se no. I linciaggi ricorrenti di schiavi negli Stati Uniti... C'erano gli schiavoni che remavano, ricordiamocelo sempre. Gli schiavoni con cazzone. No, c'è a Venezia ancora... E schiavoni, nel cuore di Venezia c'è sta un bellissimo
ristorante che fa un certo tipo di maiale arrosto e si chiama Eschavon o Eschavon, un nome di questo genere. I nomi ci sono ancora. Certo. Sì, però adesso a parte questo fatto, nella battaglia di Lepanto ha partecipato in maniera consistente anche Genova. Sì, ha partecipato in maniera consistente anche la flotta diretta della Stato della Chiesa. Anche. Tant'è vero. Aspetta, il comandante era... È uno dello Stato della Chiesa. Tant'è vero. Era quello che comandava. Esattamente. Era dello Stato della Chiesa ed era quello che comandava tutta la flotta. Esattamente. Bragadin? No. No, ma che Bragadin? Quello è veneziano. Tra l'altro il Bragadin veneziano fu ucciso... Spellato pochi anni prima. A Rodi. E fu lasciato proprio in quella situazione, proprio per... Sicuramente per creare... Era un Orsini. Sì, è un Orsini. Orsini, adesso mi sfugge il nome. Per creare appunto una situazione di odio invincibile nei confronti della Mezzaluna. Volevo dire un'ultima cosa importantissima. Buona parte degli abitanti dei castelli romani, l'ho già detto più di una volta e lo ripeto, sono eredi di quegli schiavi, fatti schiavi, durante la battaglia di Lepanto, assegnati ai principi di Santa Romana Chiesa, i quali li hanno utilizzati come servi, schiavi. Marco Antonio Colonna, non sì, era un Colonna. Era Marco Antonio Colonna. Sì. Esattamente, giusto. Marco Antonio Colonna. È vero, un nome che è rimasto ovviamente certo. Nella storia. Il grande capitano. Che per un certo periodo rischiò anche di affondare perché fu la nave di Marcantonio Colonna, su cui si vedeva chiaramente che era l'ammiraglia, fu attaccata in maniera pesantemente dalle navi altrui. Tutta la popolazione, o quasi tutta la popolazione dei castelli romani sono eredi di quelli nordici, del nord dell'Africa, Algeria, Tunisia, Libia, Marocco. E quant'altro, che sono poi quelli che hanno violentato le donne del Frusinate nel 1900. Vabbè, gli eredi. No, sto parlando, la razza era quella. Certo, gli eredi. Gli eredi sono diventati cittadini. No, gli eredi nazionali, nel senso di etnici. Gli eredi sono diventati i cittadini italiani da quando sono stati liberati, mi pare circa 200 anni fa, ma prima avevano una condizione servile, e tu le vedi anche le facce, se vai dalle parti di Frascati, Grottaferrata, si vede l'atteggiamento magrebino. Sì, è chiaramente, sto parlando dei violentatori, delle donne. Di Sofia Loren. Esattamente, del film La Sociara. E tratto dal libro di? Di Moravia. Bravo. Alberto Moravia. E che non è fra i miei preferiti. Siccome ma non si è mai parlato. Era abbastanza innovativo. Il film che fu... Era minimalista, era uno scrittore minimalista, era freddo. Esattamente. Crudo, però, raccontava senza partecipazione. Oggi possiamo dire che è stato un grande scrittore. All'epoca usciva un libro per Bompiani, ricordiamocelo che Moravia pubblicava per Bompiani, usciva un libro, allora succedeva il finimondo perché era l'unico scrittore che era molto pompato nel secondo dopoguerra. E voglio ripetere che La Noia è emblematico. E poi altro che quelli. Allora, che mi piaceva del filone era Quinta Valle, te lo ricordi? Ah, certo. Scriveva molto meglio di Moravia. Era anche giornalista. Vabbè, anche Moravia era giornalista. Sì, ma scriveva molto meglio di Moravia, sì. È stato pompato appunto Moravia e non Quinta Valle. Sì, ma comunque Quinta Valle è rimasto sempre un grosso nome, intendiamoci bene. Voglio dire che i ricordi di queste violenze, ripeto, violenze che sono state fatte subito dopo la ritirata dei tedeschi e degli italiani coi tedeschi, perché erano moltissimi i combattenti della Hamas, della Folgore. C'erano anche dei volontari italiani, certo. Io ho l'elenco di tutti i morti che hanno combattuto a Monte Cassino. Un giorno li leggeremo perché è importante. Dobbiamo ricordare la memoria. Ci sono circa... 900 erano.
No, parlo degli italiani. Parlo degli italiani che hanno combattuto a Monte Cassino. Erano circa 900. Quelli che sono morti. Ah, quelli che sono morti quelli saranno sono un po' di centinaio. Meno. Certo. Sono centinaio, nome e cognome. Certo. Tanto per dire che, capito, questa partigianeria, certo, chissà come se la sono inventata. Certo. A Cassino c'erano degli italiani che combattevano all'interno. Non solo a Cassino, ma anche allo sbarco di Anzio. Allo sbarco di Anzio c'erano la Folgore, la Nembo e la Decima. C'era la Folgore, la Decima e altri volontari sparsi. Questi erano non la Nembo anche, mi ricordo, no, la Nembo anche assolutamente no. Oh, vabbè. La Nembo era, mi pare, ancora in Sardegna. In Sardegna. Ancora in Sardegna. Era in Sardegna, ancora in Sardegna. Sì, esatto. Oh, allora, torniamo a noi. I figli di queste violentate, che ne hanno ammazzate, non dico quante, dalle violenze... È circa un migliaio, anche lì. No, i figli, sì, ma i figli che poi sono stati tenuti in un orfanatrofio tutti, sono stati 400 figli di questo stupro di massa che si è verificato grazie ai francesi, va bene? E ne dovremo riparlare, stupro di massa che non si è mai verificato durante il secondo conflitto mondiale. Tra l'altro, violenze quanto ne vuoi, crudeltà quanto ne vuoi, ammazzamenti, uno stupro di massa. Tra l'altro, questi algerini, magrebini, tunisini e quant'altro sono seppelliti a Monte Mario in spregio alla grandezza di Roma, ricordiamocelo bene, sul Monte Mario voluto dal generale Julien, che voleva umiliare gli italiani, non a caso francese, va bene, ce lo dobbiamo ricordare. Oh, se è per quello pure i francesi sono seppelliti pure al Gian Nicolo, non ce lo scordiamo mai, ma quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Sì, però sono morti in combattimento sul Gianicolo. Certo. Sono morti in combattimento sul Gianicolo. Certo. Oh, poi abbiamo altre due cosette qui, da questo numero è di oggi della Verità, lo facciamo vedere di nuovo, perché tutti i traffici di Fini assieme al più grande... Al signor D'Alema, che avrebbe dovuto essere il suo antagonista più spietato e più ed erano decisivo. Ovviamente soci d'affari. Erano sodali e soci d'affari. Con il re delle slot machine, immagini, più camorristi di così vorrei vedere, anzi mafiosi di così vorrei vedere che cosa ci sia. No, poi più, sono quelli che fecero più avere l'esenzione alle tasse al re delle slot machine. No, bisogna dire che il colonnello Rapetto... Sì. 5 o 6 anni fa indagò sulla vicenda e riscontrò che c'era un giro d'affari, ma un giro di tasse e di sanzioni non pagate pari a 98 miliardi di euro. Bastava per mettere a posto quattro finanziari. No, la cosa più grave è che Repetto, nonostante tutto il suo impegno, è stato costretto a dimettersi dopo che il Parlamento intero a maggioranza aveva approvato 4 leggi di esenzione, prima ridotto a 4 miliardi, poi ridotto a mi pare 800 milioni, poi ridotto a 250 milioni, poi a 100 milioni. Quindi questo per dire che gli hanno chiesto i bruscolini e mi pare di ricordare che manco l'hanno pagata queste tasse. Certamente. Se qualcuno se è adeguato e qualcuno no. Questo allora, per dire questo... in che cazzo di letamaio infame siamo in me. Sì. Cioè, io quando penso a chi si suicida per non riuscire a essere riuscito a pagare le tasse, penso quanto è coglione. Perché se fossi in questa condizione vado lì e gli rompo il culo al primo che mi capita. Poi magari mi sparano pure, ma intanto io ne ammazzo 3 o 4. Esattamente, siamo perfettamente d'accordo. Fiumi di denaro sporco per Fini, lo faccio vedere di nuovo. Cosa significa controllare il Parlamento attraverso un Presidente della Camera? Eccolo qui. Un'ultima cosa. Noi, il signor Fini, l'abbiamo denunciato insieme a D'Alema perché sono della stessa identica pasta e fanno gli stessi identici affari, per esempio nel giro delle scommesse clandestine, dei bingo. E noi nel 2011 li abbiamo denunciati per evasione fiscale nel 2011. E siamo nel 2017 inoltrato. Non è successo niente. Esatto. Cioè, tranquillamente confortati e supportati dalla magistratura.
esatto, perché se no non ci sarebbe possibilità di scampo. Le affermazioni plateali che noi abbiamo documentato all'epoca erano di una limpidezza e chiarezza assoluta, non andavano interpretate per niente, erano semplicemente perseguitati, perseguitati e perseguiti. Esatto. E invece no. Non allora, questo significa che il controllo della Camera attraverso i presidenti è un'associazione per delinquere. Non a caso adesso abbiamo a controllare una ballerina o un'ex ballerina, non so se è più ex o più attualmente. È una ballerina concettuale, sì. Prima ballava con le zampe, adesso sì, balla col cervello. Sì, battava con la coda. Allora, abbiamo un'altra interessante notizia, nel comune del PD il dirigente assume se stesso. E questa è l'ultima notizia, qui è la più bella, carina. E tu spiegherai per quale ragione. Allora, leggiamo, aspetta, finisco, leggo, sì, la gol. Scandola Brescia e il sindaco tace. Un funzionario del comune di Brescia, a guida Partito Democratico, ha scritto ed emanato un bando per trovare il nuovo capo del personale. L'ha fatto proprio su misura, tant'è vero che ha finito per assumere se stesso, raddoppiandosi di fatto la paga. Protestano il Movimento 5 Stelle, conflitto di interessi spaziale. Intervenga la Corte dei Conti e il sindaco Del Bono tace. Sono tutti cialtroni, ladri di polli, cialtroni. Cialtroni, di una, non hanno coscienza, sono privi, no, di coscienza. No, ma soprattutto, oltre che privi di coscienza, anche privi di senso critico. Perché esatto, se avessero un briciolo di cervello, capirebbero che stanno facendo un reato gravissimo, che il primo che gli va lì e lo mette in manette, ha fatto semplicemente il suo dovere. Quindi non c'è niente da giustificare o da motivare. Semplicemente quel personaggio lì è un povero demente, oltre che un delinquente. Esatto. Ultimo, usano l'utero in affitto per mantenere la linea. Allora, quando dai la via libera a queste operazioni... A una stura. Che, sì, si chiama una stura. A una operazione che non è la stira. Noi gli faremo la stira. Allora, la stira non è più di moda adesso. Ma noi gliela facciamo, immagino. No, la gente che ci sente parlare non sa manco che significa. Ah, peggio per loro, peggio per non loro. Fa niente. Glielo insegniamo prima o poi. Allora... quando dai via libera a certe operazioni le utilizzano tutte. Allora adesso c'è la moda che le attrici, per poter continuare a rimanere in linea e poter esibirsi alla televisione, al cinema e quant'altro, invece di figliare loro danno l'utero in affitto. Ecco, fra poco sarà tutto un affittume. Ricordiamo però, lo vogliamo dire ai nostri amici, ricordiamoci che il figlio è il figlio di chi lo partorisce. L'abbiamo detto tante volte, voi potete vedere nei nostri video. No, ma questa depravazione morale porterà ad una crisi della società, a certo, una crisi della famiglia, a una crisi esistenziale epocale. Cioè certo, questi mascalzoni che hanno ammesso e accettato una condizione legislativa del genere sono dei delinquenti intellettuali, delinquenti morali, delinquenti filosofici, delinquenti sotto qualunque profilo uno li vuole vedere. Lo scrive anche il Messaggero, eccolo qui, quindi non è che lo diciamo noi, lo dice il Messaggero. Demografia e declino delle civiltà. Quale fu la causa principale della rovina dell'antica anche Roma? Anche questa l'hanno copiata dal web. L'abbiamo detto noi, alla grande. Comunque, beh, più che copiato, questo è il commento, a un libro. Ah, okay. Allora, quale fu la causa principale della rovina dell'antica Roma? Secondo Gibbon, la colpa fu del cristianesimo, e noi concordiamo. Sì, assolutamente. Ma o un concorso di colpa importante, sì, perché a partire dal 393 con l'editto di Tessalonica, l'editto di Tessalonica, certo, praticamente la Chiesa si è sostituita allo Stato. Esattamente. E quindi è stata la debacle totale dello Stato. Con tutte le implicazioni del monoteismo, certo, non entriamo nel certo, merito, dovremmo certo, dire altre cose. Ma De Jaegere avanza una tesi controcorrente puntando il dito sul calo delle nascite e l'accoglienza dei barbari. Sono due cose che non si vanno a contrastare,
perché il cristianesimo sono concorrenti, sono no, ma cioè, il cristianesimo accolse i barbari perché poverini come figli, esattamente figli... vuole quel figlio di puttana di Bergoglio andare ad accogliere a Lampedusa così facendo manifestamente capire il suo regime sono la sua volontà, figli le sue di Cristo, no, sono tutti figli di Cristo, tant'è vero che abbiamo qui un altro articolo. Non ce lo siamo predisposto prima come sì, trama, come brogliaccio. Esatto, ma è venuto spontaneo. Eccolo qui, un articolo scritto da un noto studioso e giurista, è stato per lungo tempo magistrato nel Tribunale di Ravenna, credo che adesso risieda a Bologna. Si chiama Francesco Agnoli, ha scritto molti libri, sempre di impronta molto ultracattolica. Con Bergoglio scompare il confine tra bioetica cattolica e laica. Il filosofo Fornero. Ma infatti, perché non devono più nascondersi sotto l'immagine dell'icona, del santo, del vate. Ma qui dà ragione a una. È diventata la stessa cosa, è caduta la maschera. A una bietica assassina. È caduta la maschera, sì, semplicemente. Il filosofo Fornero. Gli atteggiamenti di apertura del pontefice in ambito pastorale possono portare a cambiare la dottrina. Non è che l'hanno già cambiata, perché uno che propone delle cose ha già lui una dottrina differente. E questo è il punto essenziale che certi nostri amici non vogliono capire. Abbiamo un'altra considerazione importante e poi un'altra e con questo chiudiamo. Allora, per far uscire l'Italia dall'euro è sufficiente un decreto legge, vorrei che lo commentassi tu perché l'hai già detto più di una volta. Ecco. Vabbè, non entriamo nel dettaglio, comunque l'articolo 50 del Trattato di Maastricht e poi anche il 104-105 che sono stati rivisti qualche tempo fa portano appunto alla possibilità di dichiarare la risoluzione di un trattato internazionale esattamente come rinvenibile sotto tutti i profili nella dichiarazione della Convenzione di Ginevra del 1965, se ricordo bene. Sì, 65, 66, adesso non mi ricordo bene, che prevede appunto la possibilità per gli stati sovrani, noi fino a prova contraria, nonostante le ruberie siamo teoricamente sovrani, di nome, se non di fatto siamo ancora uno stato sovrano, e come stato sovrano possiamo decidere autonomamente da qualunque altra autorità in giro per il mondo, cioè non esiste nessuno che può vincolare la nostra volontà e intenzionalità decisionale. Allora, quindi qualunque cosa sia stato sottoscritto con le passate amministrazioni politiche, governative e quant'altro, in qualunque momento, in qualunque frangente, si può abbandonare e rescindere anche solo parzialmente dove non ci fa più comodo qualunque tipo di trattato internazionale. E questo è ovviamente è mai successo suggellato che, da una marea anche di leggi nazionali. Quando è mai successo che trattati anche, come dire, dettati col sangue, scritti col sangue e tolto dalle vene, delle vene, no, tolti veramente dalle vene dei proponenti, eccetera, e cioè, quando, non sono stati stracciati. Come? Tutti i trattati sono stracciati. No, tutti i trattati, prima o poi, devono essere stracciati, tutti, senza nessuna esclusione, perché i tempi cambiano, i popoli cambiano, la popolazione cresce oppure deperisce, oppure vengono le invasioni, oppure le stragi, oppure le epidemie, oppure qualunque altra cosa, per cui qualunque trattato stabilito a certe condizioni in un determinato tempo e momento, purtroppo non hanno più ragione di esistere, e quindi o vengono abbandonati, come è successo tante volte, lasciati andare nell'oblio, oppure vengono del tutto stracciati o ritrattati. Ecco. Io ricordo una bella statua che mi pare che sia stata ricostruita, perché prima è stato bombardato col bombardamento della stazione di Ravenna, che coinvolse la casa, anche la mia casa, che era lì vicino, quasi di fronte alla stazione. C'era una statua di un noto uomo politico risorgimentale che si chiamava Farini, nell'atto di stracciare un trattato, quindi praticamente io c'ho sempre in mente questa statua, certo. O è Domenico Farini o è Luigi Farini, comunque un grande uomo politico risorgimentale. E con questo vogliamo chiudere, perché anche su questo argomento tu hai molte cose da dire, e qui lo chiudiamo qui così, eccolo, perché
sono due articoli molto molto dettagliati al fulmicotone, come dicevano esattamente. Allora, i figli tolti ai genitori diventano un affare da un miliardo allora, di euro. Allora qui devo intervenire un attimo perché ne abbiamo già accennato varie volte. Esatto. Noi, allora io personalmente, coinvolto da mio cognato che diciamo è passato sotto queste forche caudine del controllo diabolico da parte delle assistenti sociali, che sono una banda di delinquenti assolute, incapaci, incompetenti, assolutamente medici, persone depravate, senza valore, senza umanità, senza nessuno, nel delirio di onnipotenza nella decisione del destino dei giovani, una cosa di una volgarità, di un abominio di assoluto. Insomma, io di queste ne ho denunciate ma almeno una quindicina. Ho denunciato il presidente del Tribunale dei Minori di Campobasso, più sui altri 8 fra magistrati e procuratori. E non dico a quanta altra gente coinvolta nella rapina e nella tratta degli schiavi, nel caso specifico dei miei due nipoti, perché esistono anche dei video che io ho messo online su Alba Mediterranea di YouTube Alba Mediterranea, dove appunto venivo intervistato da delle TV locali in quel periodo, nel 2003, e raccontavo appunto di tratta degli schiavi, perché avevo indagato all'epoca sul giro d'affari che c'era e ho scoperto un vaso di Pandora, perché c'era dentro le peggiori porcherie. Non so elencarle, che saremo qui altre 3 ore, ma probabilmente ne faremo un video ad hoc, perché la cosa merita ed è tuttora in vigore, tuttora in atto, tuttora del tutto arbitrariamente portata avanti contro legge. E lì il guaio, la cosa più assurda, che dicevamo poco fa parlando con il maresciallo che riceveva la nostra denuncia e in cui rappresentavo tutta una serie di violazioni di legge da parte dei magistrati, dei giudici, che non solo interpretano la legge ma addirittura la capovolgono, la sottomettono al loro volere, alla loro intenzione, infrangono, diciamo, e la comprimono in maniera talmente forte, talmente usurpativa, che di fatto poi vanno a emanare delle leggi del tutto contrarie a quello che è il dettato costituzionale e dei codici, quindi per capire. E questi signori, tornando appunto al fatto dei miei nipoti, che appunto hanno avuto la vita rovinata, non solo il padre. Il padre, la madre, e quindi tutti rovinati. Mio cognato, che era un imprenditore, un piccolo industriale, si è ritrovato con l'impresa praticamente di fatto fallita, pignorata da vari creditori. Basta solo ricordare che c'era un altro infame in questa scena, che non ho potuto denunciare perché non avevo le prove, che è un avvocato di Campobasso, il quale a mio cognato spillava l'equivalente di circa 50.000 euro l'anno, e questo l'ha fatto per parecchi anni, per almeno 3 anni. E quindi questo per dire, insomma, che c'è un giro d'affari. E io indagai, allora, solo nella provincia di Isernia e Campobasso si parlava di circa 350 milioni di giro affari annuo. Non so se perché? Sì. Perché le rette nelle cosiddette case famiglia, che sono dei bordelli, proprio dei veri e propri casini, perché i casini erano più puliti, igienicamente puliti, e anche più ben tenuti, nel senso, non solo, ma anche controllati. Anche morale, controllato, non solo igienico, ma anche morale. I casini erano meglio. E insomma, questi ragazzi vengono sottratti con la forza. A prendere i miei due nipoti andarono 2 o 3 gazzelle dei carabinieri, con 8-10 carabinieri. Potevano fare qualcos'altro. Con un trauma psicologico e di personalità che non è più rientrato, perché questi ragazzi sono stati di fatto completamente rovinati. Per due persone del tutto disadattate, non sto a dire per una questione di rispetto, ovviamente, miei nipoti e dei miei familiari e quant'altro, ma una cosa veramente indecente e indecorosa di uno Stato civile. E insomma, in tutto questa storia gira un giro d'affari notevole, perché non solo questi signori delle case famiglie prendono i soldi dai comuni, li prendono dalle regioni,
li prendono dai genitori quando hanno la possibilità contributiva, e mio cognato, non potendoli vedere per il primo anno quasi, nonostante questo doveva pagare 900 euro a ragazzo al mese, cioè ci pagava due stipendi di due operai. Questo per dire in che bordello, vero bordello, è l'intero paese e l'intera istituzione di difesa del cittadino, in particolare del cittadino non incapace di tutelarsi da solo, a cui tolgono il diritto della tutela familiare del padre o della madre, facendolo sostituire da questi infami che gestiscono i bordelli veri, cioè quelli, i gestori delle case famiglia. Allora, a conclusione di questo vorrei aggiungere qualcosa relativo al fatto che magari le persone che ci sentono pensano che lì sia soltanto il motivo, il modo di agire sia soltanto il giro economico. No, il fine, è distruggere la famiglia. Ma c'è anche un fine elettorale, quello crea un bacino di potenziali elettori. Un giro d'affari crea sempre elettori. Anche, certamente, ci cascono tutti nel giro. L'ultima notizia a conclusione, qui è il giornale La Notizia, va anche, detto anche questo, hanno chiuso un programmino molto, molto osé, piccante, affidato a una nota presentatrice, la quale è... Ecco, faccio vedere di nuovo. Alla questa fine la dice lunga sulla qualità morale di questi signori che giocano con se ne sono accorti all'ultimo minuto, capito? Quando all'ultimo minuto, dopo che l'hanno fatto. Certo, a una pubblicità, le pubblicità che noi vediamo, che riceviamo giornalmente su Facebook, di belle ragazze che si esibiscono, che si offrono. Con tutte le più belle... e prospettive eccetera eccetera, l'hanno portata giustamente in televisione. C'è scappato... il livello culturale di questi signori che fanno queste cose qui, queste proposte qui, è questo. C'è scappata, ragionano col cazzo, però se mai ci fosse qualche però, dubbio, ecco. Da quanto noi abbiamo fatto vedere prima, no, ma tu non l'hai detto che ragionano col cazzo? Bisogna vedere dove è collocato. Allora, è importante sottolineare che come gli accordi con il Presidente della Camera, tale Gianfranco Fini, noto delinquente, che io ho più volte denunciato come tale in certe mie agenzie di stampa degli anni 40. No, che stai dicendo? 60, negli anni 60, scusate, io avevo un'agenzia, più di un'agenzia di stampa negli anni 60 e scrivo anche su un periodico che prima si è chiamato La coscienza del medico e poi La coscienza del cittadino. In questo periodico ogni tanto qualche freccetta sul personaggio Fini, al quale ovviamente tanti giovani credevano, non si capisce per quale ragione. Era simpatico, dialettico. I creduloni ci sono come sempre. Ci credono ancora adesso, non è cambiato niente. Vedi, questo qui è un classico truffatore, ma di quelli ad alto bordo, come le puttane ad alto bordo, è vero, una famiglia adeguata. A una famiglia moglie, adeguata. Moglietta, suocero, tutti. Sono tutti molto adeguati. Quindi è la stessa cosa. Allora, la mia ipotesi è questa. Questa trasmissione che hanno chiuso non è una trasmissione informativa, ma è stata una trasmissione a um con gli amici degli amici per allargare il giro... Il mercato delle bianche. Della proposta bianchistica. È chiaro? Si scoprirà, come oggi si scopre a distanza di 20 anni, che Gianfranco Fini era un truffatore, si scoprirà che dietro a questo programmino, che per fortuna hanno chiuso, c'è un allargamento della proposta prostituistica che c'era e che voi potete trovare tranquillamente su Facebook. E probabilmente, siccome Facebook... pressato da moralismi di qua e di là, si sarà magari
spostato verso un atteggiamento più moralistico, cancellando magari qualche proposta piuttosto osé, allora si sono spostati sulla TV di Stato, tanto la TV di Stato è un'associazione... È un puttanaio uguale. Esattamente. Dopodiché... Sempre so long. Vai a far vedere da sempre dove abbiamo fatto questa trasmissione. Sì. Allora, eccoci qua. Qui siamo anche di nuovo in un altro tratto del Parco di Veio. Parco di Veio che ha un'estensione di 85.000 ettari distribuiti su 9 comuni, fra cui la grossa parte la fa il Comune di Roma, ma altrettanto la grossa parte la fa il Comune di Formello, dove noi adesso siamo. Qui c'è il fiume, questo è il fiume Cremera, quello che scorre dalla Mane alla Sena, quello di Tito Liviana Memoria, che racconta delle battaglie sul Cremera, per esempio, no? Fatte dalla la battaglia, diciamo, personale, individuale, fatta dalla famiglia dei Fabi. I Fabi erano una famiglia nobile di Roma, una tribù più che una famiglia, nel senso giusto del termine. Le famiglie di Roma erano tribù in realtà, perché i Fabi qui persero 475 morti e insanguinarono anche allora, disse Tito Livio, il fiume intero con il sangue dei morti dentro al Cremera. È un bellissimo fiume, è anche pescoso, c'è ancora qualche trota, qualche luccio, qualche cosa del genere, e qui siamo nel pieno del Parco di Veio, eccolo qua, laggiù vediamo il Vate, eccolo qui che mo ci arriviamo, ecco il Vate. Io sono l'Apollo di Veio! E là c'è la mia macchina, e qua adesso, da qualche anno, il Comune di Formello ha pensato bene, insieme ad altri comuni, di inventarsi la storia della Via Francigena. Allora, la Via Francigena è vero che è stata nominata in epoca medioevale come tale, quindi qualcuno si è immaginato questa Via Francigena. Il guaio è che la Via Francigena non è un unicum, cioè una strada con nome e cognome ed è quella e basta, come la Via Cassia. La Via Cassia è sempre stata trafficata dall'epoca etrusca, poi quella romana e poi quella medievale, poi via via fino ad oggi, sempre più o meno sullo stesso percorso o allontanandosene di qualche decina di metri, come si può vedere nelle emergenze diciamo archeologiche che ogni tanto vengono riportate alla luce e poi rinterrate. Quindi c'è questo discorso della Via Francigena, che in realtà è un fascio di vie, cioè praticamente è un corridoio di qualche decina di chilometri da una parte e dall'altra, diciamo da una ipotetica percorso centrale, da un ipotetico percorso centrale che prevede poi di verticoli vari che possono essere, diciamo, più o meno in direzione nord-sud come avveniva allora, ma che distano magari le une dalle altre qualche chilometro o anche qualche decina di chilometri, magari essendosi poi corrotte, diciamo, perse le tracce di queste strade in epoca soprattutto medievale e quindi poi successivamente diciamo andate in obsolescenza e quindi non più riscontrabili, e però quello stesso percorso che si faceva una volta, ecco, questo è, diciamo, poi il proseguio diciamo ufficiale, quello, diciamo, comodo per le famiglie, è questo qua, che si può andare sia in bicicletta che a strada con l'automobile. Viceversa qui c'è bicicletta. Qui c'è invece l'altra strada, quella che fanno le greggi e i contadini, e qui c'è l'altra strada che, seguendo il corso del Cremera, arriva al punto di emissione nel Tevere, che è all'altezza della borgata del Labaro, dove c'è e lì, di casa c'è anche il cimitero, c'è,
dove al cimitero non c'è un depuratore. Ma l'Abaro si chiama l'Abaro perché c'è un motivo. Che è successo all'Abaro? No, dopo lo dico io. E richiama, quello lo dice. No, mo lo dico io. Il famoso l'Abaro di Costantino, voi che non si sappia. Che è stato ritrovato ed è a fine 800 fu ritrovato ma sai quanti ne avevano? Sì, ma è stato ritrovato anche il cippo commemorativo di epoca romana, dove si era svolta la parte principale della battaglia di Ponte Milvio. Nella stessa zona. Della battaglia di Ponte Milvio si è svolta prevalentemente lì. Perché sì, ma l'abbiamo detto tante volte. Lì c'erano, sulla piana... Anche là il vero arco di Costantino è lì. Certo, e sta a Malborghetto, il vero arco di Costantino. Noi l'abbiamo detto tante volte. Il grosso delle armate di Costantino e di Massenzio si sono affrontate lì sulla piana dove sta Saxa Rubra, dove c'è oggi la sede della RAI. Lì, proprio su quella piana lì, c'è stato il grosso della battaglia. E il Labaro era uno dei labari di una delle legioni o di Costantino o di Massenzio, non sappiamo, che però hanno contribuito alla lotta, che è stata una delle battaglie più cruente, perché ricordiamo che in quella guerra, in quella battaglia lì, si affrontavano 200.000 uomini, quindi è morta, è stata una carneficina. Prima che Massenzio, e c'è morto anche Massenzio, prima che Massenzio per fuggire è stato travolto, cadde nel Tevere, e siccome c'aveva l'armatura, le armi e quant'altro, non è riuscito più a emergere ed è affogato, o è morto con qualche freccia, non si sa bene. No, è caduto, è stato preso. Allora, da qui noi andiamo verso il Tevere, e a distanza di circa, in linea d'aria, 5-6 km, questo fiume qui, il Cremera o Fosso della Valchetta, come si chiama attualmente, si va a immettere nel Tevere e da lì poi segue il corso del fiume. Siamo arrivati quindi alla conclusione. Facciamo vedere la via Francigena. Aspetta che prendo anche questa cosa qui. E così avete anche informato. Allora, tutte queste cose qua che io sto dicendo sono descritte nel mio libro sul Veio, che è la guida di Veio che ho pubblicato 10 anni fa e che è rinvenibile su Amazon. Basta che digitate Orazio Ferniani su Amazon e vi appaiono i libri depositati per lo scaricamento via download da Amazon. E da lì potete tranquillamente leggere tutto quello che c'è descritto, fra cui anche questo. Ecco qua, la via della Francigena, il tratto veientano. Qui siamo più o meno al nono via. Allora, la via Cassia è stata fatta dal tribuno consolo Cassio, che attorno al 157-155 avanti Cristo aveva preso l'incarico di congiungere le regioni appena conquistate della Etruria, perché ricordiamoci che la caduta di Cortona è del 180 avanti Cristo, se mi ricordo bene, attorno al 180 avanti Cristo, quindi era stata appena conquistata la zona aretina, che era quella più ricca, perché a Cortona e Arezzo e a Chiusi anche allora erano dediti alla lavorazione dell'oro. Non a caso, come oggi. Non a caso oggi abbiamo i più grandi mastri orefici, il centro principale in Italia. E Banca Etruria era importante, perché trafficava quell'oro. Era il secondo deposito d'oro in Italia, dopo quello della Banca d'Italia. Quindi questo per dire, quindi qui siamo in piena zona di controllo della Cassia, e il console Cassio appunto delineò, partendo dalla base che già esisteva delle vie di Etrusche, che collegavano vari centri minori, lui la modificò, la ottimizzò, la allargò, eccetera, fece il sedime con la strone di basalto come usavano fare i romani e non di tufo come usavano fare gli etruschi, e quindi oggi abbiamo anche qui, poi lo faremo vedere in un'altra occasione, il tracciato anche con i basolati abbiamo già fatto vedere nel giardino del Parco Volusia. Ecco qua, questo è il ponte come era originariamente prima degli interventi, eccolo qua,
Questo è il ponte, questo che abbiamo appena fatto vedere, ecco questo qua. Questo è stato ricostruito praticamente sopra il vecchio ponte etrusco, e il ponte etrusco, eccolo qua. Qua si vede appunto bene che la base del lastricato non è in basalto, ecco, non mi veniva la parola, ma è in tufo. No, l'ho detto basolato. Ah, e vabbè, è la stessa cosa, però sì. Il basolato significa il deposito, diciamo, sì, sedimentato bene come stratificazione. Il basalto invece è l'elemento del materiale, ecco. Quindi questo è siamo qui. Come vedete, circondati dal verde, non c'è una casa. Una guardate bellezza bene. Incredibile che ancora guardate. Non è stata valorizzata. Allora, pochi sanno, tutti parlano della caoticità di Roma, ma pochissimi sanno che Roma è una delle città più alberate e diciamo comprendenti aree e polmoni verdi in giro per il mondo. Ma Roma è l'unica capitale al mondo che nei suoi dintorni abbia la natura ancora selvatica come qui. Qui infatti era andato tutto in malora, e fino a una decina d'anni fa qua era completamente rinselvatichito e non si poteva passare se non a piedi e sapendo dove andare. Va bene, allora lascio termino il video e ci rivediamo con calma in un'altra situazione, un altro frangente. Ciao a tutti!